Buongiorno amici di Daytime, buon venerdì 10 settembre 2021. Rieccoci insieme per un nuovo appuntamento quotidiano con gli approfondimenti inerenti alla nostra regione. Questa mattina subito voglio salutare ai nostri microfoni, qui in collegamento telefonico con me, la signora Rita Francese, la mamma di Guglielmo Belmonte, il ragazzo scomparso qualche giorno fa e finalmente ieri tornato a casa. Buongiorno signora Rita, grazie per essere con noi qui a Daytime. Buongiorno, grazie a tutti di avermi invitata. Finalmente, dopo diversi giorni di apprensione, Guglielmo è tornato a casa. Lei ha condiviso sui social un grandissimo ringraziamento a tutte le persone che hanno contribuito alle ricerche, nonché alle forze dell'ordine. Ovviamente la rete si è veramente mobilitata per cercare Guglielmo. Sì, è stata una cosa meravigliosa e soprattutto anche i carabinieri di Salerno, però si sono mossi tutte le forze, i vigili del fuoco, la polizia e la polizia urbana di tutti i vari comuni. C'è stato un setacciamento, veramente un lavoro incredibile. Anche su Bologna sono intervenuti subito. Quindi li dobbiamo ringraziare, come dobbiamo ringraziare gli amici che hanno diffuso tutte le notizie attraverso i social. Allora vi ringrazio ancora di avermi fatto partecipare e vi auguro buona giornata. Grazie a lei signora Rita, un grandissimo abbraccio a lei e a Guglielmo. Noi rientriamo in studio e andiamo a vedere le notizie questa mattina proposte dal Corriere della Sera. Green Pass obbligatorio anche per i genitori che entrano negli istituti scolastici. Alla Camera la Lega vota sì al Green Pass. A Montecitorio è stato convertito il decreto di luglio che aveva introdotto il pass. Ora passa al Senato per il via libera. L'intervista a Ciciliano: adesso non basta più l'80% di immunizzati, il Green Pass è l'unico modo per evitare nuove chiusure. Il componente del CTS sull'estensione dell'obbligo, la variante Delta, non consente di sentirci al sicuro. L'ultimo bollettino inerente ai contagi da coronavirus nella nostra nazione riporta il dato di 5.522 nuovi casi e 59 morti. L'AIFA dà il via libera, il sì, alla terza dose per gli immunodepressi e per i sanitari più a rischio, attesa per gli altri. A che punto siamo però con le cure anti-Covid, terapie domiciliari ed ospedaliere, monoclonali e antivirali? A che punto siamo? Si parla anche di una gran parte di persone contrarie al vaccino, alla vaccinazione, sono i famosi oramai Novax, donne negazioniste, armi, odio per i giornalisti, fuoco sui furgoni delle TV. Lara, ex separatista, otto indagati a Milano per istigazione a delinquere, sono pronti a passare sabato all'azione al Circo Massimo a Roma. E la pagina sportiva: Marcel Jacobs, l'uomo più veloce del mondo, quest'anno andrò in TV, mio padre mi ha abbandonato, io sto facendo come lui con mio figlio Jeremy, sono il più veloce ma vivo sul divano, parla l'olimpionico primatista dei 100 metri che il 16 settembre sarà intervistato al Tempo delle Donne. E vediamo ancora da ANSA Campania l'ok dell'AIFA, dell'Agenzia del Farmaco, alla terza dose di vaccino. La priorità sarà per le persone fragili e per gli anziani. Per i richiami verranno utilizzati vaccini ad mRNA, quindi il Pfizer o il Moderna. Il ministro Speranza: abbiamo le dosi disponibili per garantire anche appunto la terza somministrazione, 5.522 i positivi nelle ultime 24 ore, 59 le vittime. Il tasso di positività nella nostra nazione è all'1,9%.
Vediamo ancora dalla pagina di ANSA l'atletica, il diamante dopo l'oro e l'anno di Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo, trionfa anche a Zurigo ed è il primo italiano a vincere la Diamond League. L'obbligo per chiunque entri, si discute ancora dell'ampliamento del Green Pass, a scuola le multe saranno fino a 1000 euro, l'estensione sarà valida anche per i centri per l'infanzia e per le scuole serali, per chiunque eccetto gli studenti, quindi anche i genitori che eventualmente si recheranno a scuola. L'esenzione sarà valida solo con certificato medico, l'obbligo di verifica toccherà a dirigenti e datori di lavoro che avranno a disposizione una piattaforma apposita per il controllo delle certificazioni. Ed intanto di Covid purtroppo si continua a morire, una donna Novax è morta ieri nel Bresciano, positiva dopo una vacanza, era mamma di due bambini piccoli, si sono infettati anche il marito, il padre e la madre che è ricoverata in gravi condizioni agli ospedali civili di Brescia. Si prepara un maxi blitz contro i Novax, progettavano azioni violente, su Telegram si erano riuniti ed avevano ipotizzato violenze durante un imminente raduno Novax a Roma. Durante le perquisizioni sarebbero state trovate anche armi come coltelli e bastoni. Vediamo invece dalla nostra regione in Campania la cronaca, un macabro ritrovamento, trovata a Napoli una borsa con all'interno resti umani. I carabinieri del reparto scientifico sono al lavoro nel quartiere Pianura, alla periferia occidentale di Napoli, per esaminare il contenuto di una borsa che potrebbe verosimilmente contenere resti umani. Violenze in carcere, chiusa l'inchiesta per i 120 indagati. Sono state chiuse le indagini sulle violenze commesse dagli agenti della polizia penitenziaria ai danni di detenuti il 6 aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ed ancora la cronaca, muore una neonata da mamma positiva al Covid, il secondo caso a Napoli. La neonata è morta al Policlinico di Napoli Federico II, era nata pretermine di 26 settimane, la mamma affetta da Covid versa ancora purtroppo in gravi condizioni. E sono in Campania 9 le vittime di coronavirus, i ricoveri fortunatamente sono in calo, i dati restano stabili con un leggero calo, si registrano 410 positivi a fronte di 17.029 tamponi esaminati, il tasso è quindi del 2,40% rispetto al 2,83% dell'altro ieri. In terapia intensiva ci sono 21 persone. L'appello del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca a vaccinarsi, facciamolo tutti, lo ripeto da mesi, la vaccinazione è davvero importante. Il governatore ha quindi rivolto un appello anche sui social, invitando tutti a ragionare e quindi non andare dietro alle stupidaggini, ha detto, che circolano sui social network. Noi cambiamo decisamente pagina, ci spostiamo questa mattina a Calitri, abbiamo ospite qui a Daytime Angelo Corvino, che è responsabile della comunicazione e direttore di Sud Motor Expo, la manifestazione che prenderà il via proprio a Calitri in questi giorni. Avevamo avuto il piacere di presentare la manifestazione qualche mese fa, ora ci siamo via ai nastri di partenza, insomma. Buongiorno Angelo, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Allora, Sud Motor Expo è pronta a partire, saranno giorni dedicati alla motorizzazione, soprattutto alla motorizzazione sostenibile. Certo, ci saranno una 3 giorni in cui parliamo di motorizzazione sostenibile e di mobilità sostenibile.
Da quest'anno siamo a Calitri, fino all'anno scorso eravamo nella fiera di Ariano, quest'anno invece siamo a Calitri nelle aree interne. La Sud Motor Expo, però, ricordiamo, una Onlus, non si occupa soltanto di motorizzazione in senso stretto, ma ha rivolto anche l'attenzione ai giovani al fine di sensibilizzarli ad una guida responsabile. Certo, in effetti noi siamo un'associazione di volontariato che si occupa di diffondere la cultura della guida sicura. Nasciamo come associazione di guida sicura, abbiamo corsi di guida sicura per i bambini, quindi iniziamo con i bambini ad insegnargli i primi rudimenti di come ci sta in strada e poi abbiamo delle dimostrazioni con degli stuntman professionisti che fanno vedere che cosa succede durante gli incidenti stradali, se si indossa la cintura o non si indossa la cintura e soprattutto se si indossa il casco o non si indossa il casco. Perché sembra una sciocchezza, ma il casco ben allacciato può salvare la vita. Sicuramente, importantissimo il messaggio lanciato già ai bambini che possono crescere con un senso di responsabilità e attenzione diverso, visto che purtroppo il numero di incidenti stradali, anche mortali, nella nostra nazione ogni anno resta comunque abbastanza alto. Angelo, come sarà possibile partecipare al Sud Motor Expo? Oggi, domani e dopodomani dalle 10 alle 23 si entra nel centro fieristico di Calitri. Oltre all'esposizione di auto nuove ed elettriche c'è un'esposizione di auto d'epoca con una selezione di gioielli d'epoca. Abbiamo scuole di Focross con... Abbiamo forse qualche... Okay. No, c'era un problema di immagine, insomma. Adesso ho risolto, problema di linea. Qui purtroppo non c'è una grande qualità del segnale telefonico. E niente, questa vi aspettiamo a Calitri per una 3 giorni dedicata ai motori. Grazie Angelo, e sicuramente noi invitiamo i nostri telespettatori a recarsi a Calitri per assistere al Sud Motor Expo. Grazie per essere stato con noi qui a Daytime questa Grazie mattina. Grazie a voi e un saluto ai telespettatori. Altrettanto, buona giornata. Noi rientriamo in studio, andiamo a vedere quali sono invece le altre notizie dalla provincia di Avellino. Un fine settimana all'insegna dell'attività vaccinale in Irpinia. Quest'oggi, domani sabato 11 settembre e domenica 12, i centri vaccinali dell'ASL Avellino garantiranno la somministrazione delle seconde dosi da calendario, ma saranno aperti anche dalle 8 alle 14 a tutti i cittadini a partire dai 12 anni, anche senza prenotazione, che vorranno sottoporsi alla somministrazione del vaccino Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson. E ci spostiamo invece, andiamo a vedere il nostro sito internet telespazio1.it, l'accadde oggi. Il 10 settembre del 1943 il sangue dell'eccidio di Nola. Nel 1943 a Nola erano presenti sia il distretto militare sia le truppe del 12° reggimento di artiglieria. Dopo lo sbarco a Salerno avvenuto il 9 settembre, l'armata Kesselring decise di coinvolgere tutte le forze disponibili verso la suddetta città in modo da organizzare meglio la difesa. Il 10 settembre due tedeschi alla guida di una motocicletta tentarono di disarmare i soldati italiani e a loro rifiuto decisero di aprire il fuoco. I soldati italiani a loro volta risposero al fuoco e uno dei due tedeschi venne ucciso, mentre l'altro catturato. I soldati italiani subito dopo decisero di inviare una delegazione presso le truppe germaniche di stanza a Nola. Nonostante i militari italiani fossero disarmati e sventolassero il vessillo bianco, i tedeschi aprirono ugualmente il fuoco contro di loro. Uno dei militi italiani, Aldo Carelli, rimase ucciso. Ed ancora per il ricordo, l'accadde oggi, il 10 settembre 1898 moriva anche la principessa Sissi, assassinata dall'italiano Luigi Lucchini. Era il 10 settembre del 1898 quando la principessa Elisabetta d'Austria, passata alla storia
come principessa Sissi veniva assassinata in Svizzera per mano dell'italiano Luigi Lucheni. Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach era nata a Monaco di Baviera nel 1837, quarta di 10 figli del duca Massimiliano Giuseppe di Ludovica di Baviera. A differenza di molte donne del suo rango, dimostrò fin da giovanissima una spiccata sensibilità e prese ad occuparsi con amorevole cura di poveri ed ammalati. Il ricordo della principessa Sissi, passata alla storia come davvero una delle principesse più dolci e sensibili d'Europa. Dal nostro sito internet anche le notizie sportive, ci avviciniamo al fine settimana, oggi è infatti venerdì, il campionato Napoli-Zielinski sulla via del recupero, seduta pomeridiana per il Napoli al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma domani allo stadio Maradona alle 18 per la terza giornata di Serie A. Dopo una prima fase di Torelli, la squadra ha svolto lavoro tattico e lavoro di forza. Chiusura di sessione partita a campo ridotto. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali anche Insigne, Di Lorenzo, Ramani e Zielinski. Ed ancora dalla pagina sportiva anche la Salernitana. Tattica per matare il Toro, sono ripresi invece presso il centro sportivo Mary Rosi gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Fabrizio Castori hanno aperto l'allenamento con una fase di attivazione in palestra seguita da un riscaldamento tecnico coordinativo. I Granata sono stati impegnati con esercitazioni tecnico-tattiche. Vaselli ha svolto un lavoro invece specifico. La preparazione dei Granata riprenderà questo pomeriggio alle 16 presso il centro sportivo Mary Rose in vista degli appuntamenti del fine settimana. Dal nostro sito internet la pagina degli appuntamenti, premio Startup Evolution Lamura, sostegno alle idee di giovani talenti italiani, un punto di partenza per i giovani imprenditori italiani che vogliono credere nelle proprie idee. Questo è il senso del premio Startup Evolution Pinuccio Lamura, giunto alla quarta edizione dedicato alla memoria di Giuseppe Lamura, imprenditore e fondatore della DFL. Proprio come nel lontano 1974 fece Pinuccio, il premio oggi mira a sostenere le capacità e le idee innovative, offrendo a giovani talenti un sostegno concreto per aiutarli a trasformare un'idea in un'attività aziendale o in un'occasione di lavoro. Il premio Startup Evolution sarà presentato martedì 14 settembre a Salerno nel corso di una conferenza stampa in programma alle 10.30 presso l'Imbarcadero sul lungomare Trieste. Andiamo a vedere invece le notizie di cronaca. Combustione di residui vegetali, denunciate 3 persone, altre 3 persone sono state denunciate dai carabinieri forestali per violazione delle norme in materia ambientale previste dal decreto del 2006. Si tratta di 2 uomini di Serino e un uomo di Solofra che nell'attuale periodo di divieto assoluto avrebbero intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di residui vegetali derivanti dalla pulizia dei propri fondi agricoli ubicati nei rispettivi comuni di residenza. E restiamo ad Avellino, si prepara un fine settimana rosa per la città di Avellino. Quest'anno al via la 7ª edizione della Camminata Rosa. Noi abbiamo il piacere questa mattina di ospitare il dottore Carlo Iannace. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi a Daytime. Domenica riprenderà la Camminata Rosa, quest'anno si svolgerà con il rispetto di tutte le normative Covid. L'anno scorso non si era potuta svolgere come sempre, quest'anno invece centinaia di donne si rimetteranno in marcia per dare un messaggio importantissimo in termini di prevenzione.
ed è importante manifestare in particolare tutta la difficoltà che c'è stata in questo anno, un anno di rinascita, e speriamo che la cosa si possa fare in completa tranquillità, rispettando le norme che ci vengono fatte fare in particolare il distanziamento, la temperatura da misurare, il Green Pass per tutti, e cercando di essere sempre nel massimo della sicurezza, perché questa è cosa importante, è una marcia per la prevenzione, quindi comunque deve avere ancora di più un senso per quanto riguarda tutto ciò che riguarda il rispetto delle norme sanitarie. Ogni anno sono sempre di più le donne, ma anche gli uomini che seguono la Camminata Rosa, che partecipano con vera emozione a questo tragitto che quest'anno partirà, come di consueto, da Mercogliano, però non terminerà più alla Chiesa del Rosario, la destinazione sarà diversa. Ma proprio perché il motivo in genere abbiamo usato anche altre destinazioni finali, anche altri anni ho terminato con la Santa Messa al Duomo. Quest'anno in genere cerchiamo di dare un senso anche al momento finale. Raggiungere le periferie significa dare centro a quello che è la parte più distante della città, quindi comunque dare un'importanza anche alle periferie. L'appuntamento, dottore, domenica a che ora? Allora, la partenza alle 9:30 da Mercogliano, dal Viale dei Platani, si scende giù verso valle e poi dopo si arriva in città. Benissimo, allora noi Senza diamo. andare a mezzogiorno per quanto riguarda la Santa Messa, che sarà celebrata alla chiesa della Madonna dei Montevergini di Rione Mazzini. Perfetto, dottore. Noi allora invitiamo tutte le donne che sono già davvero numerosissime, ma anche gli uomini, tutti coloro che hanno voglia di mettersi in marcia per lanciare un messaggio di prevenzione importantissimo, questo fiume rosa che si riverserà per le strade di Avellino domenica 12 settembre a partire dalle 9, guidato ovviamente da lei che ha fatto e continua a fare tantissimo per le donne. Grazie, dottore, e ci vediamo domenica. Buona giornata, A grazie a voi. lei, buongiorno. Noi rientriamo in studio, siamo ai minuti finali della nostra puntata di Daytime. Andiamo a vedere le notizie di cronaca. Paura a Montella, trentenne resta barricato in casa, il sindaco Bonaparte, siamo provate. Ad ogni tentativo di avvicinamento il giovane ha reagito impugnando un motosega. Sono stati attimi di grande tensione a Montella, dove un trentenne si è barricato in casa rifiutandosi di uscire, minacciando i carabinieri intervenuti con un motosega. Neppure l'arrivo sul posto delle forze dell'ordine e del comando provinciale dei carabinieri è riuscito a far desistere il giovane, nei confronti del quale è stato poi disposto il trattamento sanitario obbligatorio. Il sindaco della cittadina si è detto molto provato, ha commentato così la vicenda: siamo davvero provati da queste lunghe ore di tensione, siamo preoccupati e ci auguriamo che il nostro concittadino cede e possa essere affidato ai servizi sanitari dell'ASL. Ed ancora, vediamo invece da Instagram il compleanno famoso del giorno. Oggi facciamo i nostri migliori auguri a Don Luigi Ciotti, che quest'anno compie 76 anni. Qui lo vediamo in uno scatto da Instagram. Il Don Luigi Ciotti, famosissimo fondatore, nonché presbitero e attivista, ha fondato inizialmente l'associazione Abele, oggi fondatore dell'associazione Libera, un'associazione che lavora nell'ambito della lotta alle mafie e ai soprusi in tutta Italia. E ci spostiamo invece, andiamo a vedere le notizie
da Salerno Today, sarà un fine settimana all'insegna degli appuntamenti dal 10 al 12 settembre, tante le iniziative che si svolgeranno in provincia di Salerno. Ci sarà spazio alla musica, all'arte e alla danza, ci saranno poi varie manifestazioni dedicate agli appassionati del picnic, ma anche a chi vorrà ammirare le stelle prima di addormentarsi. Sarà infatti una serata musicale sotto le stelle, quella di Montecorvino Pugliano, dove si terrà un evento musicale di fine estate. Ospiti saranno Demo Morselli e Marcello Cirillo per una serata dedicata alla musica italiana. A Pagani invece il concerto dell'Orchestra Filarmonica Campana. Invece presso la stazione marittima un fine settimana dedicato al vintage, alla musica, ma anche ad una vasta offerta enogastronomica. E allora andiamo a vedere quali saranno le previsioni del tempo in questo fine settimana. Vediamo insomma se il tempo ci concederà di partecipare a tutti questi eventi in questi ultimi giorni estivi, prima che poi arrivi l'autunno. Nella giornata di oggi sole su tutta la nostra regione, nella giornata invece di domani, 11 settembre, cielo parzialmente nuvoloso anche con diversa piovosità in provincia soprattutto di Salerno, e nella giornata di domenica finalmente invece tornerà a splendere nuovamente il sole sulla nostra regione. Noi siamo in chiusura di Daytime questa mattina, ci lasciamo come di consueto con il nostro pensiero del giorno. Quest'oggi, per festeggiare il compleanno di Don Luigi Ciotti, abbiamo scelto una sua massima in relazione a tutto l'impegno che profonde contro le persone vittime davvero di soprusi o le persone che decidono di ribellarsi alla mafia. Don Luigi Ciotti ha detto: "Io sono soltanto felice di dedicare la mia vita a saldare la terra con il cielo." Io vi ringrazio, amici di Daytime, per essere stati con noi questa mattina. Vi auguro un buon fine settimana con tutti gli appuntamenti che abbiamo ricordato, e vi do appuntamento lunedì mattina puntuali alle 7:30 per una nuova settimana insieme con Daytime. Grazie e buona giornata.